Ragazze, torno con un nuovo prendiamo il tè. Come va? Io oggi sto bevendo il tè con latte. No, non ve lo faccio vedere, se no si rovescia tutto. E sto bevendo il tè, quello che va a Tolapatti. Brazilian qualcosa? No. Comunque sia, quello con coca vaniglia della collezione Voyage dei Twinings. Io lo amo. Col latte è veramente eccezionale, buonissimo. Me lo bevo. Sinceramente lo preferisco sul tiepido freddo. Freddo freddo no, magari sul tiepido che comincia a raffreddarsi. Bollente non mi piace col latte. Invece tiepidino lo trovo veramente buonissimo. Cosa vi posso raccontare? Ah sì, ieri sono stata ad un asilo che mi hanno chiamato per pitturare i bimbi, per fare tipo le farfalline, le coccinelle, insomma cose così. Sono stata tipo mezz'ora ferma così a guardarmi in giro con i bimbi che camminavano ovunque, correvano di qua e di là. E a un certo punto il DJ, cosa ha detto? Ah, comunque vi ricordo che là c'è Marika, Marika, alza la mano, io là. Quella è Marika. È a disposizione per truccare i bimbi. E tutti mi fissano. Bene, verrà mai qualcuno? Ad un certo punto c'è una mamma che mi guarda e mi fa: Vai, vai, se vuoi fare dei disegni su mia figlia. E insomma, ho cominciato a preparare tipo le sedie, i metodi qua, tutti i metodi là, i trucchi così. Erano tutti i trucchi da disegno tipo belli per carnevale, per il viso, no? E poi tutti i bambini, anche io, sono messi a correre, oddio, ero immersa tra i bambini, tipo io ero seduta, davanti a me c'era la bimba o il bimbo, quelli che volevano venirsi a far truccare, intorno, tutti i bambini accalcati su di me, avete presente no, come fanno i bimbi? Cioè non è che stanno lì fermi a guardare, no, ti si mettono contro così, e continuano a starti addosso, e c'erano i bambini, dai, spostati, ci sono prima io, stavo impazzendo. Però vabbè, a me i bambini piacciono tanto, mi sono divertita tantissimo comunque. E a un certo punto stavo truccando i bimbi, erano verso fine giornata, era la sera, erano già tipo 7 passate, e avevo una bimba carinissima di fianco e due o tre bambini qui. Allora ho cominciato a chiedere: Oh, come vi chiamate? Quanti anni avete? Io ne ho 4, io ne ho 7, io ne ho 6. E questa bambina mi chiede: Ma tu quanti anni hai? Io ho detto: Io sono già vecchia, ho già 20 anni. Ah, ma io pensavo fossi piccola. Perché? È perché porti il cerchietto. Perché avevo sul cerchietto. Perché metti il cerchietto? Tu no, così l'ho messo, così faccio parte anch'io di quei bimbi. Allora l'ho messa lì. Ah, sì, ah, si è messa a ridere come una pazza. Mi sono divertita un sacco. Erano proprio carine. Poi 2 ore sono volate così con niente e mi sono divertita, sì. Sono andata proprio bene. Stasera poi è sabato e andiamo al cinema, dopo andiamo a vedere Godzilla. E a me non è che mi interessi Godzilla. Ci vado solamente perché c'è l'attore che non mi ricordo come si chiama, Brian e qualcosa, credo, che ha interpretato Walter White in Breaking Bad. Io ovviamente quella serie lì l'ho amata. Se non l'avete ancora vista, se siete troppo piccole non ve la consiglio. Chiedete prima alla mamma e al papà che è meglio. Invece, beh, se siete grandi, guardatevelo perché io sono morta a parte dalle risate, perché è un po' tragicomico, diciamo. Alla fine è un po' tragi. E comico, tragicomico all'inizio. Tragi. Però veramente mi è piaciuto tantissimo e sono felice di averlo visto. Anzi, io ricominciai da capo a guardarlo. Infatti, ora sto guardando Scrubs. E anche Scrubs è bellissimo, sono alla sesta stagione. E ne mancano ancora due. So poi che ce n'è un'altra, però il protagonista che è JD nella nona stagione non c'è, quindi non lo so, adesso vedrò se guardarlo o no. So solo che insomma Scrubs mi piace veramente tantissimo, non vedo l'ora di vedere come finisce, ecco. Per ora insomma sono contenta. Ecco cosa volevo dirvi. Arrivo, ragazze. Guardate qua cosa c'è. L'eyeliner in gel di Kiko. Me l'ha trovato Barbio. È stato carinissimo perché praticamente era andato a fare delle analisi. Comunque si è andato a fare una visita in ospedale di mattina un giorno. E a un certo punto sento fuori il pranzo, verso l'una, suonare il campanello. E io apro perché devo dargli indietro delle chiavi. E poi arriva questo sacchettino di Kiko con l'eyeliner. Io. Che carino, è stato veramente carinissimo, anche perché cioè, è bellissimo ricevere dei regali quando non te l'aspetti. Cioè,
Cioè, capisci proprio che una persona ci tiene a te, cioè non dal regalo, ma perché lo fa senza l'obbligo della festa. Ecco, non so se mi sono spiegata, e secondo me è veramente carino. Sì, lui ogni tanto salta su, arriva, mi fa dei regalini, è una cosa veramente molto carina. E niente, adesso ce l'ho su Liliner, l'ho provato anche ieri, mi piace moltissimo, devo dire che forse è uno tra i più buoni che io abbia provato, però comunque sia lo provo bene e poi vi... WhatsApp, e poi vi farò una recensione sicurissimo. L'unico problema è che 2 giorni che lo metto e oggi avevo gli occhi gonfi. Spero vivamente che non sia colpa dell'eyeliner, perché mi dispiacerebbe veramente molto non poterlo utilizzare, perché mi piace veramente tanto tanto. E infatti adesso continuerò a provarlo, sperando che mi passa sta cosa agli occhi, che ogni tanto mi viene fuori tutte le volte che cambio il prodotto. Agli occhi mi succede questa cosa, mi si gonfiano e sembro un pesce palla, e dopo un po' si sgonfiano perché si vede che la mia pelle si abitua al nuovo prodotto. Non lo so, devo farmi vedere. Infatti devo fare un sacco di analisi. Spero che non mi trovino tipo le allergie, i trucchi e cose così, perché dico no, zia, io non posso non truccarmi. Scherziamo? Vabbè, sto schizzando ora. Niente, dai. Ah! Qui c'è Gina. Gina, vabbè, è l'amica di Gino. Gino c'era la Patrizia. Ciao Gino! Saluta Gino, ciao Gino. Vabbè, adesso sto schizzando. E ho deciso di... Mi è venuto in mente perché sto vedendo qua che ho i miei vecchi dilatatori. Ho deciso di riaprire il Lobo. Cioè, io vado a periodi. Un periodo dico, no, ok, voglio il lobo dilatato. E un altro periodo dico, no, no, voglio fare la signorina, non voglio il lobo dilatato. E poi adesso non rivoglio. Cioè, io purtroppo sono una ragazza indecisa, io sono indecisa a vita. Non riesco mai ad essere decisa su una cosa. Mentre nella vita di tutti i giorni, se devo prendere delle decisioni che non siano cose così futili, tipo un piercing o così, per me è bianco o nero. Infatti Barbie me lo dice sempre. Cioè, con te non esiste il grigio. Da te non ci sono sfumature di colore. È sempre bianco o nero. Non ti vivi la vita a pieno. Comunque sia, vabbè. Ha ragione. Però io ho un carattere stranissimo. Non lo so. Lo dico sempre anch'io che ho un carattere strano. E che non so se riuscirei ad essere mia amica se fossi un'altra persona. Il tè è finito, quindi vi saluto, che sono già le 7 passate, tra poco ceno, quindi cioè, vabbè, ho preso il tè solo per fare il video. Vabbè, dai, non so un po', sto schizzando. Va bene, vi saluto, vi mando un enorme bacione e ci si vede al prossimo video. Ciao!